Immaginatevi la giornata d'autunno perfetta con un intero parco a tema a vostra disposizione. Cosa può andare storto? Oggi torniamo ad esplorare Magicland e oltre a provare tutte le attrazioni più belle del parco, faremo tutte le horror experience esclusive di questo periodo. E con tutte intendo davvero tutte. Quindi mettetevi comodi e iniziamo subito. Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati ad esplorare Magicland, questa volta in occasione dell'apertura di Halloween. Purtroppo non è la giornata migliore, è prevista pioggia e in teoria il parco potrebbe chiudere prima a causa proprio del maltempo. Quindi è una giornata un po' in bilico, non sappiamo ancora come andrà a finire. Non lo so, probabilmente è colpa mia perché lo scorso anno è successa la stessa cosa. Quando sono venuto per esplorare Magicland in questo periodo, il parco ha chiuso prima a causa del maltempo, quindi non sono riuscito a vedere bene tutto l'Halloween di Magicland. Speriamo bene per questa. Per adesso il meteo regge, ma le previsioni non sono buone. In ogni caso, parlando dell'Halloween di Magicland, abbiamo 4 horror house da provare e ci dedicheremo principalmente a quelle, speriamo di riuscire a farle tutte. C'è anche una nuova zona nel parco per questo periodo dedicata al Dia de los Muertos. Hanno trasformato l'area Old West con tutto ciò che riguarda questa celebrazione. È l'unico parco in Italia in realtà che celebra anche questa festa al di fuori dell'Halloween tradizionale. E più tardi daremo un'occhiata ovviamente a tutta l'area, a quello che hanno combinato. Prima di iniziare però vi ricordo che se volete visitare Magicland in questo periodo potete acquistare i biglietti col mio codice promo, Chris, per potervi divertire pagando un po' meno. Trovate anche il link in descrizione. Oggi comunque non esploreremo Magicland da soli perché ci accompagnano Sara, che è per la prima volta al parco, quindi sta esplorando Magicland per la prima volta. Giornata sfortunata. Esatto. E c'è anche Jack. Salve, ormai il periodo ormai, di Halloween, sì, dai, l'abbiamo fatto di casa. Perfetto. Sì. Purtroppo non so come andrà a finire, ma intanto siamo qui. Incredibilmente Yucatan va oggi. Cioè, l'ho trovato chiuso in giornate mega estive e oggi va. Madonna, come sono bagnati. Purtroppo oggi al parco manca la street animation a causa del maltempo e per lo stesso motivo non ci sono zombie che girano liberi, non c'è gatto baleno in giro. Purtroppo è una giornata un po' triste da questo punto di vista, ma vabbè, eravamo preparati. Noi oggi siamo qui per provare tutti i tunnel horror di Magicland e per far vedere le attrazioni più belle a Sara, che è la prima volta che viene, quindi è giusto che conosca meglio il parco. E a proposito di attrazioni più belle, facciamo Hunting. Incredibile, 160.000. Tantissimo, mai fatti così tanti punti. E stranamente lei, in cui io avevo molta fiducia, ha fatto meno di tutti. Ma, che, ma come funziona? Scusa. Fantasma di fianco, ah, che gli giusto. Hanno fatto giusto. Parlando di show, tra le novità di questo periodo c'è Alice in Horrorland, un nuovo spettacolo inedito che però non è disponibile per tutto il periodo di Halloween, ma lo troverete qui al parco dal 31 di ottobre fino al 2 novembre, quindi un tempo limitato per poter vedere questo spettacolo, ma sappiate che è tra le novità di questo periodo. E visto che siamo in zona, facciamo anche Cagliostro. Oh no, no. Attento. Ah, oh, no, no. Oh, a me Cagliostro piace sempre, cioè io lo faccio sempre volentieri, è bellino, no? Molto bello, mi è piaciuto tanto. Bello, bello. Uno dei pochi spinning coaster che non mi dà fastidio. Che non ti dà fastidio, vedi? Allora Cagliostro è molto consigliato. E un'altra attrazione che vi consiglio è l'olandese volante. Oh, di voi in ultima fila perché volete l'esperienza completa. Ok. Ok, direi che adesso possiamo iniziare con le horror experience.
Ok, si è fatta l'ora di andare a provare la prima horror house della giornata e inizieremo con Catacumba, che è anche la più vicina dove siamo adesso. Catacumba che in realtà abbiamo già provato all'inizio stagione e ricordo che dentro era molto bella, mi piaceva tanto il theming che c'era all'interno. Per Halloween ha una new experience e dato che oggi dobbiamo farle tutte, iniziamo da quella. Vi ricordo che è vietato registrare all'interno delle horror house, a noi ha dato il permesso il parco, ma di norma non è consentito, quindi mi raccomando fate attenzione. Sono un esploratore che una volta è stato qui per uno studio. Ho avuto la malsana idea di velare la tomba del dio della mummificazione Anubis e da quel momento sono intrappolato in questo maledetto tempo. Quella non ha detto di non toccare sono nulla. Sono costretto a guardare. Perché? Guardare tutti voi che entrate. Vi do un piccolo consiglio: cercate di non velare mai quella maledetta tomba. Assolutamente no. Mi raccomando, attento. Sei te primo. Bello, ah, giusto. Primo. Ah, aspetta, attento, aspetta, aspetta. Ah, questo è figo, vedi. Ma dov'è che do... Forse di là. Ah, dov'è che devo andare? Bello è bello. Luisa, non toccare niente. Ah, no, giusto, devo stare attento a non toccare nulla. Stavo Ma questo è vivo. Ma non è vivo, ma che sta vivo? Ah, te l'ho detto, ma è una mummia viva. Ma questo fa mega paura. Che schifo! Sei passato? Ci sono i topi per te! No. Bello! Oh! Ecco la donna! Via, 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 via! Cos'è che ha detto? Qua. Ah, ma si apre qua. Bella, bella. Ricordavo che all'interno fosse molto bella la scenografia, questo theming dell'antico Egitto. Ha anche una storyline molto carina, quindi sì, vi consiglio di farla. L'unica cosa forse è mettere la musica un po' più alta all'interno, che crea un po' più di atmosfera. Ciao, tu sei dell'hotel, mi sa, no? Sì. Okay. Dopo. Ah, adesso dobbiamo fare l'hotel? Niente. Facciamo l'ante d'hotel. E vi ricordo che in questo periodo tutte le horror house sono gratuite, quindi perché no? Ah, già, subito così, senza check-in, senza... Okay. Vai. Già fatto. Già fatto. Questa è l'ante d'hotel. Se non l'avete capito, questo hotel è maledetto. Buona permanenza, speriamo che non sia eterna. Buongiorno! Ciao, bella! Dato 704, di qua, prego, a onori. Di goccia! Piano, Giapponetti! Ma che stanza è? In silenzio! In silenzio? Sta arrivando Mister Sedo. Chi? La marionetta. No, sopra no! Ma... Ah! Ma che è? Ah! Oh! Ecco, no, eccola, copri gli occhi, copri, copri. Ah, che puzza, ma che è? Oh, ci sta di culatello! Ma che schifo! Ci sta di salume qua dentro. Bellino, bellino. In realtà oggi è stata un po' una delusione, se devo essere sincero, ma perché non so se l'abbiamo percepito noi male, ma pare ci fossero meno attori del solito, meno jumpscare, più aree vuote. Non lo so, quando l'ho provata a inizio stagione era decisamente molto più paurosa, c'era molta più vita all'interno. Così non so se è la versione di Halloween definitiva o se è semplicemente perché è una giornata un po' sfortunata, c'è poca gente al parco e quindi abbiamo beccato anche noi il giro sfortunato. Però l'ho provata altre volte e mi era piaciuta di più. In ogni caso resta un'ottima horror house, hanno creato una bella storyline, quindi vi consiglio di farla comunque. Tra l'altro vi ripeto, in questo periodo tutte le horror house del parco sono gratis, durante la stagione invece hanno un costo a parte, quindi a maggior ragione se veniste a Magicland durante il periodo di Halloween, mi raccomando fatele tutte. E visto che si trova proprio accanto, facciamo anche Dungeons. Chi è? Ma chi dove? Ah, ma qui! Io non... Ah, ma non vedo niente! Ah, chi è? Ma io non vedo niente! Vado dritto. Ma che mando! Ma dove devo andare? Di là o di qua? A sinistra. Vado, Ma madonna mia, questa luce mi mette. Figo qui. Ma aspetta, se mi dai il tempo io vado. Oh, attento che qui non è sicuro. Vado, via. Muoviti! Dove?
Ok, Dungeons probabilmente si riconferma la mia preferita in questo periodo e la mia preferita tra gli Horror House di Magicland. Dobbiamo ancora provare Demonia, che si trova in Main Street, ma la proveremo dopo. Raggruppo un po' tutto quello che io cerco in un Horror House: claustrofobica, buia, ci sono i giusti jumpscare. Hanno anche aggiunto una roba che faceva mega paura nella Horror House di Movieland. Credo che si sia capito dal video, quindi sì, per adesso la mia preferita. Adesso, prima di continuare, breve pausa pranzo. E questa volta ho deciso di prendere una pizza. Bufala e pachino. Devo dire che non era niente male. Siamo pronti per continuare il nostro tour, ma prima vi faccio vedere un'altra novità. Un'altra novità dell'Halloween di Magicland è l'Isola delle Zucche, è una piccola area allestita per i bambini in cui potete acquistare la vostra zucchetta, colorarla e insomma un'attività molto autunnale, ma purtroppo oggi è chiusa perché ha piovuto, è tutto un po' allagato dato che è paglia, per oggi purtroppo non possiamo vederlo in attività, però l'area è bella grande, ci sono tanti tavoli. Peccato, mi sarebbe piaciuto vedere l'area in attività, ma purtroppo non andava. E prima di immergersi nella tradizione messicana, Sara voleva provare una cosa. Bene? Bellino, a me piacciono molto quelli. Ma come fa? Com'è andata quindi? Sono bellissimi, sono super rilassanti. Ma non è vero. Non è vero, ma come fa a rilassarsi qui? Cioè, sì, perché lì ti tondola. No, no. Non fa per me. Fiesta de los Muertos. Abuela Miranda! Proviamo a metterci un'antennina in testa, così arriva meglio il segnale. Giustamente. Con l'antenna? Quindi proviamo. 1, 2, 3. Abuela Miranda! Chi mi chiama? Ecco. Oh. Scusate il gioco di parole. Vai. Allora, è un piccolo insetto con le ali colorate e fa rima con palla. Molto difficile. Coccinella. No. No, ma che dici? Scusate, ho sbagliato. Farfalla. Farfalla. Ah, la sapevo. Sapete eccola. Io aspetta. Io lo so. Mariposa. Mariposa. Esatto, bravissimo. L'ho studiato lo spagnolo. Ma che bello qua. Ma fighissimo qui. Io voglio la musica di Coco. Ok, a questo punto è iniziata una vera e propria competizione. Ah, ma tu non hai niente. Finirà per il primo il disegno, quindi se volete è una sfida tra di voi. Aspetta, Cristo. Oh, ma tu sei tantissimo rispetto a me, ma non vale. No, ma non colora questo, magari. Sì, certo, dai. No. Ma non colora questi cosi, aspetta. Ah! Oh, bello anche il tuo, però. Purtroppo ho perso. Ma di peggio c'è che per uscire da qui ci hanno fatto ballare. Chris, ballano! Vai! Ma non lo stai ballando? Ma quello è... È stato mega imbarazzante. Appena usciti dalla Fiesta de los Muertos, il nuovo percorso per bambini esclusivo di questo periodo, posso dirvi che è molto carino. Ricordo qualche anno fa c'era qualcosa di simile, ma non era così interattivo. Questo, come avete visto, è adattissimo ai bambini, non c'è nulla di spaventoso all'interno. Ha una bella scenografia che celebra benissimo questa ricorrenza messicana. Ci sono tanti riferimenti a questa festa. Mi piace l'idea delle diverse sezioni, gli attori che si scambiano i ruoli e il fatto che sia anche dinamica. Cioè, tra l'altro abbiamo lasciato il disegno lì, quindi se veniste a provarla fatemi sapere se sono ancora lì. E in generale è bello. Mi è piaciuta. Tra l'altro è tutta la zona tematizzata con il tema del Dia de los Muertos e c'è anche un nuovo show al Music Hall che segue lo stesso tema. Si chiama Viaggio nella foresta dei ricordi ed esplorando un po' l'area anche all'esterno ci sono diversi riferimenti al Dia de los Muertos come gli scheletri col sombrero. Dietro di me c'è la coda di gatto baleno time machine, attrazione al momento non disponibile per manutenzione straordinaria. Potrebbe tornare l'anno prossimo con una nuova esperienza, quindi probabilmente Magicland ci regalerà una nuova dark ride. Io lo spero con tutto il cuore e sono curiosissimo di capire cos'è che stanno combinando. Dobbiamo aspettare la prossima stagione. Ci spostiamo adesso in un'altra zona del parco. Andiamo verso la Main Street dove ci aspetta l'ultima horror experience. Questa fa paura, te lo dico. Oh, finalmente siete arrivati. Ah, vedi. Qui la luce non entra e l'oscurità sussurra nell'orecchio dei passanti i nomi di coloro che in passato sono venuti e non se ne sono mai andati. Ma basta, non so ridere. Oh. Ah, cos'è? Chi è? Ah, ma che schifo. Oh no, che qua si può essere un bordino. Ah, ma che manda. Wow! Ma siete morti?
attimo, Marco Zuton. Ma basta, ma chi la vuole uccidere a questo? Ma non ti ammazza nessuno. Perché sono primo? Come sono arrivato primo? Scusate. Madonna, questo mi ha fatto cagare addosso. Ah, ma chi è? Ma non c'è nessuno. Ma non c'è niente. Ma hai preso paura del nulla. Ho visto una faccia. Oh, si muovono. Non finisce mai? Oh, il cane. Il cane no, eh. Ah, è finita. Sì, abbiamo visto. Ah, questi sono matti. Bella anche Demonia, ricordavo fosse abbastanza estrema, ma non estrema a livello di jumpscare, che ce ne sono tanti, e che proprio mette ansia all'interno. Ci sono questi spazi grandi, un po' vuoti, a tratti invece claustrofobici, è un misto di tante cose che alla fine riescono a creare la giusta quantità d'ansia e a farti godere bene l'esperienza della Horror House. Quindi per fare una classifica finale, metterei al primo posto Dungeons, secondo posto Demonia, seguito da Haunted Hotel e all'ultimo posto Catacomba. Purtroppo la nostra giornata termina qui perché il parco sta chiudendo in anticipo. Fortunatamente siamo riusciti a fare tutti i tunnel horror e a far provare a Sara tutte le attrazioni principali del parco, quindi siamo soddisfatti. Sarebbe stato meglio sicuramente godersi una giornata normale con tutto aperto e vi avrei fatto vedere sicuramente più cose, ma purtroppo è andata così. Io vi ricordo che se volete venire al parco potete acquistare i biglietti scontati col mio codice promo, trovate il link in descrizione, il codice è Chris. Avete ancora un po' di tempo per vivere tutto questo qui a Magicland e tanto altro, perché in realtà molte Horror House apriranno più in là, dal 31 ottobre al 30 novembre ci dovrebbero essere alcune novità per quanto riguarda sia Horror House che Scary Zone, insomma aggiungeranno tanta altra roba. Peccato non sono riuscito neanche a provare il cibo tematizzato di questo periodo, ma sappiate che c'è anche quello, è un Halloween completo in tutto quello di Magicland, quindi sì, siamo soddisfatti. Io non credo comunque che riuscirò a tornare per vedere ancora l'Halloween di Magicland, ma vorrei tornare per Magic Christmas che inizierà i primi di novembre. L'ho già visto l'anno scorso, secondo me hanno fatto un ottimo evento in collaborazione con il Regno di Babbo Natale, quindi sono curioso di vedere quest'anno cosa combineranno, anche perché hanno annunciato già diverse novità interessanti che arriveranno proprio nel periodo natalizio. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutte le prossime avventure in arrivo sia da Magicland che da tanti altri parchi. Per i più curiosi, tranquilli, all'uscita è stato dato a tutti un biglietto omaggio per poter ritornare. Oh, ma quindi come ti è parso sto primo Halloween di Magicland? Diciamo che siamo stati un po' sfortunati, poteva andare meglio, ma nel senso proprio perché siamo stati sfortunati noi. Sì. A livello di Horror House, bene, soprattutto Demonia, bravi. Ci siamo persi purtroppo tutta la street animation, tutti gli spettacoli, perché purtroppo sì, è una giornata un po' sfortunata. Sì, l'unico giorno che ho deciso di scendere per fare Halloween del diluvio universale, vedi, parco chiuso. Questo è perché sei venuto con me, io l'anno scorso pure ho vissuto la stessa identica cosa. Vedi, prossimo anno prossimo torni anno in niente, niente. Okay. E te invece, che è la prima volta che sei venuta qui? No dai, il parco è carino, io purtroppo non riesco di giorno a considerare un parco allestito per Halloween perché non lo sento. Certo, lo vivi meglio la sera, no? Esatto, lo vivi la sera, okay. Quindi non posso esprimermi da Però in linea generale? No, mi è piaciuto. Carino? Sì, carino. Vabbè, c'era talmente poca gente che era piacevole perché esatto, potevamo fare quello che volevamo. Dai, è una prima volta un po' sfortunata, ma ci rifaremo. Ci